A settembre, come succede da qualche decennio, iniziano le scuole. Iniziano le scuole e probabilmente inizierà una nuova, piccola, grande tragedia italiana. Noi nel tempo abbiamo sostenuto, parlo di noi socialisti, nel tempo abbiamo sostenuto con un linguaggio monotematico, e meno male che quel linguaggio è stato monotematico, la necessità di finanziare, la necessità di valorizzare, finanziare e valorizzare soprattutto la scuola pubblica. E lo abbiamo fatto non solo perché la scuola pubblica sta nella Costituzione, e nella Costituzione ci sta affiancata alla libertà di ricerca e alla libertà della scienza, temi che la Costituzione protegge e valorizza, ma che sono molto meno valorizzati dalle leggi dello Stato e da un operare quotidiano dentro a questa nazione, dentro a questo Stato. Noi a settembre riprenderemo questa storia, la collegheremo, valorizzazione della scuola pubblica, libertà di ricerca, libertà della scienza, al merito. Valorizzazione del merito nella scuola pubblica italiana, merito per gli studenti, merito per i docenti, merito nelle università, accanto al finanziamento delle intelligenze più giovani, accanto al finanziamento dei centri di ricerca innovativi che trattengano le donne e gli uomini che intendono sviluppare la loro ricerca in Italia. Tutto questo deve stare obbligatoriamente in una cornice dove la scuola privata deve stare due passi indietro rispetto a tutto quello che può valorizzare la scuola di tutti, la scuola pubblica italiana.